Sto pensando a un'attività ispirata da questo libro, Storia a puntini. Le illustrazioni sono molto molto interessanti perché sono in parte disegnate, i personaggi sono disegnati, ma in parte ci sono anche delle foto che sono forse dei ritagli che noi potremmo fare da vecchie riviste, giornali. Cioè, c'è una tecnica che sembra facile, tra l'altro, ed è abbastanza difficile, è una tecnica complessa, ma noi proviamo a semplificarla. Innanzitutto, vanno tagliate tantissime cose da tutte le riviste che avete in casa. Immagini, quelle che ci sono immagini di persone, ci sono anche dei colori, delle parti colorate. Ci sono delle macchine, animali, oggetti, tutte queste cose qui possono essere ritagliate, ma devono essere veramente tante perché poi partiremo da quelle per poter costruire un'immagine e per poter scegliere appunto, devono essere il più possibile. Così che poi potete ispirarvi da quello che avete, potete tirar fuori delle immagini. Ci sono varie possibilità. Allora, una delle possibilità è unire due cose, se siete fortunati da trovare due cose che vi fanno venire un'idea buffa, le potete anche mettere su un fondo colorato diversamente e farle diventare un'immagine. Oppure, un'altra cosa che usava la illustratrice del libro era in parte disegni, in parte ritagli. Se naturalmente dovete partire da quello che avete, non potete pensare un'immagine prima di vedere quali ritagli avete a disposizione. Lo sfondo su cui mettere i ritagli può essere fatto anche con altri ritagli. Ora, in questo caso io sono stata molto fortunata, ho trovato un personaggio di profilo e un altro personaggio che ha le gambe che fanno questo salterellino, li ho messi insieme su un fondo fatto con tanti pezzi di quotidiano. Potrebbe essere un'idea, non è detto che uno appunto possa farlo. Altre volte potete fare delle immagini abbastanza classiche, diciamo tradizionali, dipende. Alcune parti le disegnate, quelle mancanti, alcune parti sono quelle ritagliate dai giornali su un fondo colorato. Altre volte potete anche essere così fortunati da avere delle immagini che sono molto diverse fra loro, un signore, una forchetta e una minestra di una zuppa dentro una ciotola, però messe insieme magari diventano divertenti. Questo signore, tra l'altro, non ha le piedi e io ho fatto un piccolo taglietto nella minestra, nella scodella, diciamo, e ci faccio passare le sue gambe così che lui sembri immerso nella zuppa. E questa forchetta così grande per lui, lo stesso. Sta facendo un piccolo taglietto sotto il braccio, gliela faccio portare così, sotto braccio. Potete fare le immagini che più vi piacciono, che più vi capitano, perché ripeto, bisogna vedere cosa riuscite a trovare nelle vecchie riviste, ma alla fine può essere anche divertente prendere delle parti semplicemente colorate, come in questo caso, questa è una pubblicità da cui io taglio la parte colorata, la strappo anche, va benissimo, metto i vari frammenti su un fondo e ci aggiungo parte di quotidiani, fino a che trovo qualcosa che mi piace, fino a che viene fuori un fondo che mi piace e
e su cui possa appoggiare un oggetto, un personaggio, un ritaglio, che diventano tutti insieme una nuova immagine, anche se non è molto realistica, anzi è piuttosto originale, direi, no? Ciao!